Nello scorso weekend si è svolta a Cetara la suggestiva Notte delle Lampare, l'annuale manifestazione che dà la possibilità di assistere dai traghetti o da imbarcazioni private ad una vera battuta di pesca agli alici a largo del borgo costiero. Organizzato dal Comune di Cetara, dall'Associazione Amici del Forum dei Giovani, in collaborazione con la Proloco Cetara Costa d'Amalfi e il sostegno di Regione Campania e Camera di Commercio di Salerno, l'evento, giunto quest'anno alla 47esima edizione, si svolge ogni anno tra la fine di luglio e l'inizio di agosto, in una data scelta a seconda delle fasi lunari, che sono fondamentali per la pesca alle alici, durante la quale vengono utilizzate le caratteristiche lampare, tipo di lampade molto grosse e potenti, montate sulle imbarcazioni dei pescatori che servono ad attirare in superficie i banchi di alici. Per estensione vengono così chiamati anche i barchini che montano tali lampade e il peschereccio d'appoggio che monta la rete per intrappolare i pesci. C'è da dire che già dallo scorso anno c'è stata una svolta nella tecnica di pesca. Si è passati dalla lampara tradizionale ad un'altra assolutamente innovativa ed ecosostenibile. Sono diverse sia l'imbarcazione, non più con motori a scoppio ma con un impianto alimentato da energia sostenibile, sia la lampada, non più a filamenti ma a LED. Eliminare il rumore assordante del motore a scoppio durante la battuta di pesca, riducendo anche l'impatto ambientale, ed avere un fascio di luce che, penetrando più in profondità, permette ai pesci di avvicinarsi in minor tempo, consente ai pescatori non solo di garantire il rispetto delle normative vigenti, ma anche raggiungere una maggiore efficienza nell'attività di pesca. La Notte delle Lampare è stato il momento conclusivo di una 3 giorni che ha coinvolto il borgo cetarese, in sfilate di figuranti in abiti marinareschi e trombonieri di Cava dei Tirreni per il corso principale del paese, videomapping a tema marinaro in largo marina, spettacoli di musica popolare, giochi storici e degustazione di piatti a base di alici, pesce azzurro ed altre specialità del posto.